Vai via. Buonasera a tutti. Allora, insomma, questa assemblea ordinaria dell'Associazione Fondiaria Aspo dell'Erveto, che si trasforma però in una sorta anche quasi di convegno, ma d'altro canto ci sono dei punti importanti, punti interessantissimi che riguardano anche un po', sono anche generali per certi versi, almeno io li considero così. E naturalmente abbiamo visto che c'è il normale corso dell'assemblea, quindi adesso a parte i saluti, e saluto anche in particolare all'assessore Zanier che ci ha fatto. Abbiamo visto che c'è il normale corso dell'assemblea. Chi era? No, vai, 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 Marco. E ci fa particolarmente piacere avere l'assessore con noi, vedo poi anche Maria Grazia Santoro, ex assessore, quindi insomma siamo ben corazzati. E se, per cui io direi appunto di accelerare un po' questa parte e quindi passerei intanto la parola al sindaco per un saluto generale e poi direi che andiamo subito con Michele Qualizza, no Luca, per fare così, per passare velocemente i primi due punti. Benissimo, grazie. Vedo qua che comunque anche la giunta di Stenghe è rappresentata in Stretto, oltre che anche diversi membri della società fondiaria, insomma, se non altro quelli molto più attivi. E abbiamo deciso, insomma, di aprire la nostra assemblea dell'associazione dove ci sono i soci anche. Luca, non si sente bene? Non si sente bene. Ok, vediamo un secondo che faccio una verifica. Sembra di sì. Ok, provo ad andare avanti. Sì, ok, passa pure ai saluti tu. No, dicevo che c'è la giunta di Stregna ben rappresentata. Cerchiamo di farvi vedere un po' il lavoro che abbiamo svolto in questi ultimi tre mesi in collaborazione tra il Comune di Stregna, l'Associazione Fondiaria, ma anche soprattutto la collaborazione anche di alcuni, diciamo, di alcuni enti esterni che sono anche qui rappresentati, insomma, che hanno aiutato tanto anche nel sviluppare la nostra progettualità. In particolare, insomma, lei arrivando anche il professor Pernella, che parlava. Comunque, Luca, purtroppo salti, sai, salti tantissimo. Allora aspetta che vediamo se c'è un problema. Adesso va meglio adesso? In questo momento così sì. Ho capito qual è il problema, dai, va bene, perfetto. No, dicevo, allora, vediamo insomma di raccontarvi un po' che cosa abbiamo fatto in questi ultimi tre mesi. È stato un lavoro abbastanza pesante per noi, ci siamo trovati con cadenza settimanale. Parla, ok. E quindi direi passiamo la parola. Chi è Luigi Postregna? Vediamo se fa così. Dai, prego. Michele è presidente dell'ASPO, io direi che potresti prendere subito la parola e illustrarci questo biennio e passare, no? Ricordate. Va bene, brevemente, più velocemente possibile. Allora, dobbiamo approvare la relazione attività e rendiconto dell'anno 2019, che non è ancora stata fatta per questioni, diciamo, difficoltà di fare assemblee. Allora, le principali attività che abbiamo fatto, insomma, lavorando sul capitolo, diciamo, valorizzazione ambientale, nel 2019 abbiamo lavorato e concluso il recupero degli incolti. Pronto? Vai avanti. Vado avanti subito al resoconto? No, leggi pure un po'. Leggo un po' i punti, no? Quindi abbiamo recuperato i terreni incolti presso le frazioni di Stregna e di Tribil Superiore, conclusione del mantenimento dei terreni incolti per la prima annualità su
5 presso la frazione di Blizza, che questo recupero l'avevamo fatto l'anno prima. Promozione escursionistica in collaborazione con l'amministrazione comunale di Strenia, garantendo la manutenzione di alcuni chilometri di sentieri nei pressi delle frazioni di Ostrenia, Strenia e Tribil Inferiore. Poi in questo periodo avevamo in essere dei contratti di affitto per, appunto, per il lavoro di mantenimento, uno con la signora Bruna Predam per attività di mantenimento dei terreni incolti presso Blizza, e questo scadrà nel 2024. Poi con il signor Franco Simoncic per attività di sfalcio presso Strenia, in scadenza il 10/11/2020. Poi con la società semplice agricola Saligoi per attività castanili presso Blizza, in scadenza 11/10/20. E poi con la ditta Andrea Munaretto per attività castanili presso Strenia, anche questo scade il 10/11/20. Ricordiamo, Michele, che queste qui sono le attività che abbiamo svolto nell'anno 2019, comunque, che dovevamo ancora... Esatto, sto parlando dell'anno 2019. Allora, oltre a queste attività, diciamo, intervento sui terreni incolti, abbiamo fatto attività di divulgazione, attività di carattere divulgativo, insomma, diciamo, per la maggior parte fatta dal nostro segretario, nonché sindaco di Strenia, non segretario, portavoce, diciamo, nonché sindaco di Strenia, Luca Patrigna. E quindi sono stati degli vari incontri in varie località dove si è parlato dell'attività dell'ASFO. Quelli elencati, insomma, sono presso l'Istituto Tecnico Industriale Scientifico di Malignani, poi la giornata regionale dell'economia sociale Tolmezzo, poi presso l'amministrazione comunale di Paluzza, assieme ai cittadini invitati. Abbiamo partecipato a una giornata che parlava della prendersi cura della montagna, organizzata dal CAI, e questo si è svolto a Vittorio Veneto, Treviso. Poi incontri con i cittadini di Masarolis, Toreano, Udine, qui mi ricordo che ero presente. Poi Iudrio, storia e cultura sempre relativa a queste attività, a Cormons, poi incontro con i cittadini di Strenia. Dunque tutte queste attività sono finanziate da un progetto che diciamo riguarda le attività di terzo settore, per il progetto che dal titolo Il recupero del paesaggio della Green Belt, valorizzazione del patrimonio escursionistico dei terreni incolti e della castanicoltura. Ecco, su questo progetto abbiamo avuto anche un finanziamento in anticipo che appunto ci ha consentito di fare queste attività. Riassumo i soci e i conferimenti delle superfici nell'anno 2019. Quindi prendiamo atto che il numero di soci è pari a 75. Si prende atto che il numero di particelle conferite è pari a 423. E che la superficie in gestione è pari a 67,9 ettari, questo nel 2019. Quindi c'è una tabella che riassume tutto il bilancio, diciamo, di questo anno. E abbiamo come entrate, abbiamo entrate per canone di affitto, 150 euro, poi ci sono tutte le entrate dovute ai contributi per il primo intervento dei terreni incolti,
E poi c'è un altro, beh, un contributo di 5 euro per la quota associativa, che va bene anche quello. Poi appunto avevo accennato all'un'entrata che era un anticipo sul progetto di divulgazione delle nostre attività di 9.000 euro, poi affitto terreni, canoni di affitto di 300 euro, poi abbiamo partecipato appunto a questa attività di promozione escursionistica e abbiamo avuto un'entrata da parte del comune di Stregna di 840 euro e quindi il totale di entrate qui è di 41.166,64 euro e sono diciamo la gran parte le entrate appunto dovute al finanziamento regionale sul primo intervento del recupero dei terreni in corso. Le uscite, Franco Simoncic, pulizia con mezzi meccanici per il recupero dei sentieri, 300 euro, commissioni 0,50, spese bancarie, annuali 18 euro, quindi totale uscite sono 318,50 euro. Il fondo cassa al 31/12/2019 ammonta a 42.811,64 euro. Quindi non so se... Andiamo subito avanti Michele magari con la descrizione dell'attività del 2020 e poi magari mettiamo in votazione questa cosa qua. Sì, non so, l'approvazione la facciamo dopo tutto insieme? Sì, sì, vai, facciamo tutto insieme. Bene, allora passiamo alla situazione del 2020, quindi qui proseguiamo con le attività di intervento sui terreni incolti. Quindi abbiamo concluso il mantenimento dei terreni incolti per la seconda annualità su 5 presso la frazione di Oblizza. Conclusione mantenimento dei terreni incolti per la prima annualità su 5 presso le frazioni di Stregna e Tribidi Superiore. Poi promozione escursionistica in collaborazione con l'amministrazione comunale di Stregna, garantendo la manutenzione di alcuni chilometri di sentieri presso nei pressi delle frazioni di Postregna, Stregna e Tribil Interiore. Parlando di contratti di affitto per il mantenimento, abbiamo contratti scaduti di Franco Simoncic, della società agricola Saligoi e di Andrea Unaretto che vengono rinnovati, quindi questi sono scaduti il 10/11/2020 e vengono rinnovati al 31/12/2020. Quindi al 31/12/2020 abbiamo in essere 4 contratti per attività di mantenimento dei terreni nella qualità di Oblizza, Stregna, Tribil Superiore, ecco, Tribil Superiore, questo qua è quanto. Poi abbiamo attività di carattere divulgativo 2020. La Suolo Berzo risulta beneficiaria del finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi, ho parlato già prima, sono questi quei progetti del terzo settore, per il progetto che ha il titolo Il recupero del paesaggio della Green Belt. Quindi qui abbiamo ottenuto questo finanziamento e andiamo avanti con questa attività. Poi la Svalbezza continua a collaborare con il comune di Stregna per attività di divulgazione del progetto Scrigni di biodiversità e in particolare con la pubblicazione di video, di interviste di carattere sul canale YouTube, quindi queste sono tutte le attività che vengono poi finanziate da questo finanziamento per la divulgazione delle nostre attività. Ad integrazione quanto adottato dal consiglio direttivo segnalano inoltre i seguenti incontri divulgativi.
nel 2020, quindi cantiere Fiori, officina Montagna a Giulio, qui è stato fatto un incontro al comune di Giulio, poi progetto Life Palù a Moriago della Battaglia, Treviso. Quindi le voci del bilancio, adesso vi elenco quello che è. Quindi a fondo cassa all'1/1/2020 c'erano 42.811,64 euro. Nel 2020 come entrate abbiamo solo affitto di terreni per 300 euro e attività di promozione escursionistica 1.000 euro che derivano da finanziamenti del comune di Stregna. Quindi le entrate sono 1.300 euro. Le uscite sono quindi acquisto di 80 bovini adulti più 6 agnelli per garantire il mantenimento dei terreni incolti. Abbiamo voluto investire su animali che abbiamo acquistato e dato in socida a chi fa il mantenimento. Quindi abbiamo acquistato questi 80 ovini per un valore di 5.550 euro per investire nell'attività di mantenimento dei terreni incolti che dobbiamo cercare di mantenere per gli anni futuri. Poi abbiamo acquistato anche un agnello riproduttore, 600 euro, spese di trasporto di questi animali di 195,20 euro. E abbiamo liquidato le prestazioni professionali del tecnico forestale per 714 euro, quello che ci fa tutta il progetto valuta il legname, valuta il valore. C'è questa attività che viene fatta da un forestale per forza quando si agisce sul terreno. Poi abbiamo acquistato una trincia per 5.889 euro per avere la possibilità di avere un mezzo meccanico e con questo affidarlo a chi è stato dato in socida o diciamo in comodato a chi fa le pulizie soprattutto a Stregna, e quindi abbiamo anche qui investito nel mantenimento dei terreni in corso. Ecco, Michele, scusa ti interrompo perché poi c'è anche la questione della modifica dello statuto, no Luca, mi pare che il punto diciamo va a cambiare perché c'è stato una modifica delle scadenze, no? Sì, diciamo che insomma, oltre a tutte queste attività qua abbiamo incrementato anche veramente di molto poco, se vogliamo, il numero di soci, anche perché comunque abbiamo confermato le attività svolte. E comunque c'è, cioè, nel senso, Michele, ti interrompiamo un momentino così andiamo un pochettino più veloce, così magari non perdiamo la presenza dell'assessore. Va bene, sì. E comunque insomma più o meno credo che sia chiaro a tutti un po' tutte le attività che abbiamo svolto in questo biennio. E credo insomma, vediamo se c'è qualche intervento da parte dei soci, se vogliono avere qualche chiarimento, insomma tutto sommato credo che sia tutto abbastanza esaustivo e possiamo procedere all'approvazione del bilancio. C'è qualche intervento? Non credo. Insomma, allora credo che possiamo porre in votazione, cosa dici Michele, il bilancio sì, del 2019-2020, sì. Insomma, visto che nessuno... Sono tutte cose... Gli diamo per approvate. E allora, una delle intenzioni di cui volevamo portare avanti era anche la modifica dello statuto per l'adeguamento dello statuto appunto della stazione fondiaria al codice del terzo settore. E purtroppo a causa Covid anche l'attività di raccolta delle deleghe da parte dei soci per raggiungere il quorum del 50% più uno non ce l'abbiamo fatta fare, però siamo
diciamo, abbastanza fiduciosi che se dovesse migliorare un po' la situazione della pandemia dovremmo anche riuscire a raccogliere queste deleghe. E quindi, anche se l'abbiamo iscritto all'ordine del giorno, a questo punto qua lo ritiriamo e ci riserviamo comunque di portarlo avanti. Adesso la proroga attuale prevede, diciamo, un termine per l'adeguamento degli statuti al 31 maggio. Vedremo se riconvocare un'ulteriore assemblea entro appunto quella data. Ok? Ecco. E questo qui è quanto. Adesso magari passeremo, non so, Marco, se vuoi dirti qualcosa. Sì, ma quindi le operazioni di voto, va bene. Ma le operazioni di voto sui bilanci le diamo per assodato. Va bene. Niente, allora, un punto pesante era proprio il 4, no? Che è quello che riguarda il futuro anche dell'attività dell'associazione e che ha, diciamo, tra virgolette, richiesto un lavoro, direi, molto ponderoso, perché io ne parlavamo con Luca ancora al tempo, praticamente cos'è, è partito il 29 dicembre, no? Questo tavolo di consultazione con i vari portatori di interesse, che sono tutte, tra l'altro, tutte le entità molto importanti, poi dopo Luca anche nella sua parte descrittiva magari sarà anche più ampio in questa descrizione, però pensate, sono stati la belletta di 10 incontri, uno tra l'altro è stato di pochi giorni fa, in cui si è stilata l'attività per un quinquennio. Quindi c'è una bella ambizione, anche perché già quanto fatto è stato veramente importante. Io lo dico anche da osservatore, sono stato molto colpito dal fatto che una comunità tutto sommato così piccola, così ristretta, siano nati dei progetti così importanti, interessanti per la riqualificazione del territorio, anche, diciamo, per la rivitalizzazione del territorio. Quello che è invece questo passaggio, diciamo, la cosa importante è stato anche il grande lavoro di progettazione con moderne tecniche di analisi come il SWOT, che riguarda, naturalmente, va a fare il punto su tutti i punti di forza, debolezza, opportunità e ma anche sulle situazioni di rischio, minacce, chiamiamole minacce. E tra chi ha lavorato su questo tavolo di consultazione c'è stata anche la professoressa Ivana Bassi, che è docente di politica agraria e sviluppo rurale presso l'Università degli Studi di Udine. Ivana, non so se in questo momento ci stai sentendo, sarebbe importante, ecco, sentire qual è stato il tuo contributo, ma avere un po' le idee più chiare su questo metodo di analisi, e poi naturalmente dire qualcosa su quelle che sono le strategie di sviluppo sul territorio e naturalmente tutte le attività, i processi partecipativi che in questo caso hanno visto, per esempio, l'associazione, ma poi anche diversi portatori di interessi e tanti interventi qualificati. Se Ivana sei in linea, io ti passerei la parola. Ci sono Marco, grazie. Eccola qua. Eccoci. Sì, come dicevi, abbiamo lavorato tre mesi, sì, dal 29 dicembre ad oggi praticamente, per la realizzazione del programma di attività pluriennali 21-26 e su scelta dell'ASFO, quindi questo è importante sottolinearlo, non dell'università ma dell'associazione fondiaria, si è voluto implementare come strumento di progettazione gli strumenti della progettazione partecipata. Strumenti che sono sempre più utilizzati, vorrei dire non troppo ancora, ma sempre più utilizzati, oltre che proposti da noi in ambito accademico, per sviluppare progetti di sviluppo locale e di sviluppo territoriale. Allora, poi il dottor Postregna illustrerà i risultati del lavoro che abbiamo realizzato. Vorrei brevemente, quantomeno questo è stato il compito che mi è, sono i compiti che mi sono stati affidati, illustrare come abbiamo lavorato, quindi il metodo, perché è importante anche questo, e sottolineo un metodo che è stato scelto, voluto dall'associazione. Quindi come è stato implementato? Allora, il punto di partenza, e quindi all'inizio, no, le nostre prime riunioni, cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato il contesto, quindi c'è tutta la fase di analisi di contesto. Il contesto è il comune di Stregna, dove opera l'associazione fondiaria Valle dell'Erbezzo, quella che io chiamo quando faccio lezione una fotografia del contesto, una fotografia che deve mettere in evidenza gli elementi positivi e gli elementi negativi, in termini tecnici, già accennava prima dottor Virgilio, punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce nell'ambito di quella, sempre passatemi ogni tanto questi tecnicismi, l'analisi SWOT.
Quindi l'analisi SWOT, punti di forza, di debolezza, eccetera, come punto di partenza, ci tengo veramente tanto, lo dico spessissimo a lezione, lo faccio anche qui, quindi farò una brevissima lezione, come punto di partenza per progettare il cambiamento. Quindi uno strumento questo che ci consente, ci ha consentito e ci ha consentito di evidenziare quali sono le principali criticità del territorio, anche gli elementi positivi, perché anche questi li abbiamo presi in considerazione. Però le principali, evidenziare le principali criticità ci è servito poi, per definire gli obiettivi che si devono raggiungere, non che vogliamo noi perché ci piacciono, ma che si devono raggiungere in questo percorso di cambiamento, i risultati da ottenere e le azioni, gli interventi, le attività che si devono attuare. Secondo una sequenza logica ben definita, quindi problemi, obiettivi, risultati e azioni. E abbiamo fatto anche lo sforzo per definire un set di indicatori che ci consentono, che consentiranno il monitoraggio delle attività, dei risultati e degli obiettivi. Ecco, tutto questo andrà a illustrare poi questa grande matrice che vedrete fra poco, verrà illustrata dal dottor Postregna. Dunque, si parla di progettazione partecipata. Dimmi tu, Luca, se ritieni di entrare nel merito della SWOT. Io farò qualche esempio, ma è un tabellone che avremo modo, che verrà probabilmente allegato alla quasi sicuramente allegato alla documentazione. Ecco, quindi progettazione partecipata. Chiariamo che cosa significa questo, perché è stato veramente utile lavorare, utile e proficuo e direi anche efficace lavorare utilizzando queste metodologie. Progettazione perché siamo andati a definire a partire appunto da questi elementi che qui vediamo, i punti di debolezza, la mancanza di filiere, la filiera zootecnica, le altre filiere qui indicate, piuttosto che altri problemi, non abbiamo definito l'attività di c'è il problema dei terrazzamenti, del recupero dei terrazzamenti, un altro problema è quello relativo alle aree omogenee, non ci sono aree omogenee di adeguate dimensioni per sviluppare progettualità diverse che sono anche quelle legate all'occupazione in ambito zootecnico e nell'ambito delle altre filiere. Quindi ecco, problemi, alla luce di questi problemi, quali sono gli obiettivi che si devono raggiungere e quali sono le risultati e le azioni. Il tutto, dicevo prima, secondo una sequenza logica ben strutturata. Quindi questo è progettazione, questo significa progettare lo sviluppo del proprio territorio. Il risultato finale, vedrete la grande matrice che vi presenterà, sarà molto interessante. Però ci tengo a sottolineare il discorso della partecipazione. Sono stati tre mesi, una decina di incontri, abbiamo detto dalle 10 alle 15 persone, si vedeva prima in una delle schermate precedenti, sempre presenti. Chi era presente? Soci dell'ASFO, rappresentanti dell'amministrazione comunale, ma anche soggetti esterni, quelli che vengono chiamati anche consulenti, insomma, ma questo è irrilevante. Università, non solo l'Università di Udine, ma anche il collega Petenella dell'Università di Padova, la Regione col dottor Zanchetta, il CAI, il Club Arcalpin, quindi di fatto l'intero Alcalpino con Antonio Zambon, e mi scuso perché sicuramente dimentico altri. Ecco, quindi un gruppo di persone, stakeholder, anche qui passatemi qualche parola un po' straniera. Guarda che, Draghi ha detto degli inglesismi. Sai? Ah no, sì, ok. Allora un gruppo di persone, che è quello che mi piace di più sottolineare, un gruppo di persone che hanno portato nell'ambito di questi incontri virtuali, su questo tavolo virtuale, ha portato ciascuno le sue competenze, le sue conoscenze. Chi competenze, conoscenze del territorio, chi per quanto riguarda la metodologia di lavoro, chi più esperto per quanto riguarda gli aspetti della filiera zootecnica, piuttosto che della castanicoltura, piuttosto che della gestione forestale e così via. Ecco, quello che mi sono annotata alcune volte nell'ambito di questi incontri, che è emerso che questo lavoro di gruppo, lavoro insieme, ha consentito a tutti noi, vorrei dire, di venire a conoscenza di problemi e di possibili soluzioni che prima non erano note, ed è questa l'utilità del lavorare assieme, una sorta di acquisizione, di fatto si tratta di acquisizione di consapevolezza.
E vorrei dire anche acquisizione di consapevolezze anche per quanto riguarda saper progettare lo sviluppo del proprio territorio, di casa propria, dei propri prati, dei propri pascoli, del bosco, del castagneto. E anche consapevolezza, vista la partecipazione oggi, di saper dialogare con altri soggetti che possono comunque avere un ruolo importante per lo sviluppo territoriale. Quindi qui abbiamo l'assessore, abbiamo altri rappresentanti. Dunque, progettazione partecipata che è partita proprio da questa tabella, questa che è la matrice SWOT, che evidenzia gli elementi negativi, ma anche gli elementi positivi, quindi gli elementi negativi che devono essere superati attraverso la progettazione, ma anche gli elementi positivi che devono essere valorizzati e che ha dato origine all'elenco di obiettivi, di risultati e di azioni da attuare nel nel periodo 21 e 26. Io terminerei qui con la mia lezione, mi scuso con Luca e con Marco, ma così no, è. No, hai fatto benissimo. Se c'è qualcos'altro che posso... No, la cosa interessante anche di questa analisi, no? Perché a volte si hanno le idee, però poi da averle a passare in concreto, no? A realizzare un progetto, ci sono mille cose di mezzo, c'è il mare di mezzo, e quindi siccome ci sono di mezzo anche investimenti, sia di energie e di soldi, magari anche contributi, è importante sapere che un progetto può stare in piedi, no? E quindi l'idea che nei prossimi 5 anni ci sia questo slancio e che sia stato calibrato, io penso che sia una cosa importante. Non so cosa pensi tu, ma direi che sarebbe un metodo da utilizzare sempre e probabilmente si otterrebbero dei risultati. È un metodo validissimo, cioè io credo che il lavoro fatto assieme lo dimostri, e vedremo adesso, e dimostri che è un metodo che consente di progettare a partire dalle esigenze di quel territorio. Quindi non a partire da altro, ma si parte dai problemi che si vogliono affrontare per innescare cambiamenti, sviluppo, cambiamento virtuoso ovviamente. Quindi quindi si parte dalle risorse del territorio, dove tra le risorse ci sono le persone, quindi tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione di questo programma di azione. Oh, Ivana, tra queste risorse, queste persone e risorse, c'è anche il sindaco Luca Postregna. Dottor Luca Postregna, tocca a te a questo punto, no? Illustrare il tabellone. Tabellone, come l'ha chiamato Ivana Bassi, il tabellone o la mega... Sicuramente l'aiuto che ha dato la Ivana nel mettere in riga, insomma, anche i processi è stato assolutamente determinante. Se ne siamo accorti anche perché insieme alla Ivana ci siamo trovati ben più ore rispetto anche solamente alle ore di assemblea, anche appunto per preparare gli incontri. Una cosa, insomma, due spunti dalle parole dell'Ivano, no? Una cosa che a me è piaciuto veramente molto vedere comunque anche come la partecipazione durante questi incontri si sia anche consolidata e rimasta più o meno costante, al di là, diciamo, del periodo del lockdown, guardate qui, del secondo lockdown. Però tutto sommato questo qui è una grande soddisfazione, vedo che tutto sommato è una cosa che è stata apprezzata anche dal gruppo di lavoro e che io sono convinto ha anche consolidato moltissimo i rapporti appunto tra le persone che hanno costruito, insomma, questa iniziativa. E, insomma, quando a un certo punto siamo riusciti a definire questa analisi SWOT, abbiamo identificato principalmente 3 elementi, che sono l'elemento del bosco, se vogliamo, del nostro territorio. Mi ricordo benissimo quando Michele Qualizza, il presidente, è partito con... noi facciamo il recupero degli incolti e lui ha incominciato a parlare del bosco, no? Perché ha detto non possiamo fare solamente prato e incolto, però dobbiamo pensare anche al bosco, che di fatto rappresenta l'80-90% del nostro territorio. Poi diciamo tutta un'altra tematica legata, se vogliamo, invece al prato, al pascolo, al castagneto e al coltivo, okay? E quindi diciamo la valorizzazione delle risorse del nostro territorio, se vogliamo, un po' più a breve termine rispetto ai tempi tipici delle coltivazioni silvicolturali. E poi tutta una problematica, se vogliamo, anche legata all'organizzazione dell'associazione, ovvero al, al,
anche all'organizzazione, se vogliamo, del comune, perché comunque, cioè, soprattutto su queste attività di recupero dei terreni incolti, insomma, l'attività del comune di Stenica è particolarmente, insomma, impegnativa. Poi, vabbè, ci sono invece tutta una serie di elementi trasversali a questi campi che, insomma, stanno bene dove stanno all'interno di questa tabella. Comunque, vediamo di entrare un momentino nel dettaglio di come, insomma, a partire da questa analisi, come accennato adesso, senza appesantire troppo la discussione, siamo passati comunque a un albero dei problemi e quindi a un albero degli obiettivi. E in particolare, come vi ho accennato, abbiamo identificato quelli che sono l'oggetto, se vogliamo, di dove noi abbiamo intenzione di andare a battere con le nostre azioni, ovvero con il soggetto, cioè chi fa o chi organizza o chi, insomma, valorizza. E ci siamo dati questo il primo obiettivo generale, ci siamo dati due obiettivi generali, quindi gestiamo i prati, i pascoli, i castagneti e il bosco, ok? E quattro, in questo caso, obiettivi specifici. Quindi c'è un tema legato alla filiera zootecnica, ok? Quindi la crescita di aree omogenee per fare attività pascoliva, ok? E l'attività, ovviamente, di conversione di queste aree, molto spesso incolte in area prato pascolo. Trovare, se vogliamo, anche le imprese che di fatto vadano a svolgere questa attività, perché comunque sono soggetti economici che non sono sempre presenti, insomma, se ci troviamo in questa situazione di disagio, diciamo, di abbandono della montagna, insomma, sicuramente questo qui è un indicatore abbastanza riconosciuto. E quindi si tratta di imprese che fanno sfalcio, perché comunque ci serve il foraggio per sostenere la zootecnia, ma anche di imprese professionali che vanno a sviluppare invece la trasformazione casearia. Infine, il tema delle infrastrutture, perché comunque per sviluppare l'attività zootecnica ci servono, appunto, anche delle infrastrutture che, insomma, al di là, insomma, di infrastrutture magari legate alla trasformazione, che sono, insomma, anche abbastanza, diciamo, costose, se vogliamo, comunque degli obiettivi che ci possiamo porre magari un po' più là, anche infrastrutturare le nostre superfici pascolive con dei recinti fissi piuttosto che reti di distribuzione dell'acqua, sono abbastanza, insomma, è abbastanza importante. E quello che abbiamo fatto è, quindi, su ogni risultato atteso abbiamo identificato degli indicatori, ok? Aree omogenee, nuove aree incolte prese in gestione, ma anche nuove aree recuperate, aree sfalciate, macchine operatrici acquistate, manutentate, eccetera. E su ogni obiettivo specifico, su ogni risultato atteso, abbiamo anche definito quelle che sono delle azioni, no? Quindi gli indicatori e le azioni: acquisire in gestione nuove superfici attrattive e definire un piano di gestione generale con aggiornamento annuale delle superfici prattive, lavora, diciamo, se vogliamo, su questi indicatori e quindi su questo risultato. Okay. Così, diciamo, questo qui era il tema legato, se vogliamo, semplicemente, permettetemi, alla zootecnia. Altri oggetti del nostro territorio, invece, c'è l'elemento della filiera del castagno. No? Il comune di Stregna ha il castagno sul suo gonfalone comunale, giusto per dire da quanto storicamente questa pianta rappresenta un po' la storia del comune di Stregna, ma anche un po' di tutte le valli della Tisone. Anche qui abbiamo lavorato, diciamo, abbiamo sviluppato idee progettuali sulle superfici castagnili di dimensione adeguata e ci siamo posti come risultati anche il recupero della castanicoltura storica e anche, perché no, i nuovi impianti con castanicoltura moderna. Tra l'altro, su questa diciamo, progettualità, siamo già stati coinvolti dalla direzione foreste, dalla direzione sviluppo agricolo e dall'ERSA, anche grazie, insomma, sicuramente al mandato che ha dato anche l'assessore Zagner, e sicuramente sono convinto che riusciremo a costruire delle progettualità su questa iniziativa, insomma, abbastanza veloci, anche perché comunque l'ERSA in questi ultimi anni ha fatto veramente molti lavori con tutte le ricerche sulle varietà dei castagni, insomma, che sono veramente molto, molto notevoli e assolutamente caratterizzanti e peculiari per il nostro territorio. E anche qua si parla, ovviamente, di crescita delle aree omogenee piuttosto che
le piante storiche recuperate e quindi manutentate, rimesse magari in produzione, nuovi innesti, ok? Questa qui è una cosa che faremo anche abbastanza velocemente, mi auguro. E ovviamente anche superfici adeguate per fare i nuovi impianti castanili a frutteto moderno. C'è il tema poi dei terrazzamenti, ok? Quindi recuperare e individuare aree omogenee a loro volta di superfici terrazzate, recuperarle e poi magari con azioni pilota fare delle azioni di valorizzazione delle produzioni agricole su queste aree terrazzate. Sappiamo benissimo, abbiamo degli studi che dicono che le valli della Natisone hanno più di 100 km di muretti a secco, no? Ovviamente andare a recuperare tutte quelle aree risulta abbastanza complicato. Vado avanti, c'è il tema dei boschi, che forse è un tema che di fatto anche noi poi vedremo, l'abbiamo messo come da gestire un po' più a medio termine, medio lungo termine, anche perché comunque gli interessi economici che ci sono sopra sono sempre più notevoli e ci sono già interessi economici e comunque anche questo tipo di progettualità richiede degli approfondimenti che diciamo anche le nostre competenze erano abbastanza insomma limitate per sviluppare. Comunque anche qua si parla di avere delle superfici omogenee adeguate, ok? Di avere una viabilità forestale adeguata appunto per fare selvicoltura. C'è il tema legato alle imprese qualificate che operano, perché comunque è emerso abbastanza nei nostri tavoli di confronto che molto spesso le imprese forestali, insomma, non è che si comportano in una maniera molto ligia, almeno questo qua è il sentore da parte dei proprietari o comunque delle persone che vivono in questo territorio. C'è il tema, diciamo, legato sempre alla selvicoltura e quindi, diciamo, non solamente utilizzo per riscaldamento, ma, diciamo, cercare anche di ottimizzare, appunto, questa produzione boschiva. E, tra l'altro, il Comune di Stregna sta partecipando piuttosto attivamente anche a questo progetto In Train, che sicuramente l'assessore conosce. E c'è l'APE, che diciamo che è l'Agenzia per l'Energia Regionale, e che di fatto insomma sta cercando di dettare delle basi abbastanza insomma consolidate rispetto a dei metodi di progettazione delle caldaie, delle reti di interriscaldamento che derivano da un metodo svizzero che sicuramente pare molto interessante. Ci abbiamo inserito anche questo risultato legato al dedicare, se vogliamo, parte del nostro patrimonio boschivo alla cattura della CO2, anche perché comunque insomma siamo assolutamente consapevoli che tutte le nostre politiche devono comunque integrarsi con quelle che sono invece anche le emergenze climatiche che di fatto tutti quanti ci troviamo ad affrontare. Concluso l'attività sull'oggetto, ok? Ci siamo sviluppati un po' sul soggetto che svolge queste attività e quindi partiamo dall'essere organizzati, ok? Sia all'interno dell'associazione con risorse proprie, sia anche formando, se vogliamo, quelli che sono i collaboratori professionali che di fatto lavorano con noi, perché comunque c'è nel senso sono attività abbastanza nuove quelle che abbiamo avviato in questo ultimo quinquennio e quindi insomma si tratta anche di cercare di utilizzare anche determinati software, piattaforme, insomma devo essere onesto, abbiamo uno strettissimo rapporto con la Direzione Foreste anche per la condivisione dei dati catastali, insomma dei GIS eccetera, che ci permette moltissimo insomma di andare avanti con le nostre attività. Quindi diciamo c'è un tema legato appunto alla formazione interna dell'associazione e la formazione esterna. Dall'altra parte invece abbiamo intenzione di lavorare sull'aumento della consapevolezza dell'associazione e delle sue finalità, sia all'interno dell'associazione, ricordiamo che abbiamo quasi 80 soci, ma anche far conoscere l'associazione all'esterno. Okay? C'è un obiettivo specifico legato alla crescita, quindi assolutamente trasversale del numero di soci e delle superfici conferite. Quindi si parla di facilità di entrare in contatto con i soci, far aumentare il numero dei soci, la soddisfazione dei soci rispetto ai loro conferimenti, ma anche la tutela dei soci che conferiscono le superfici rispetto magari anche ad altri comproprietari, no? Che in quel momento lì sono pochi i casi, diciamo la verità, in cui magari ci sono dei comproprietari che magari si lamentano del conferimento delle attività, ma più che altro
molto spesso, perché quello che succede è che tra comproprietari non vanno proprio tanto d'accordo. C'è un'analisi anche legata al fatto di cercare di capire se riusciamo anche ad allungare i contratti d'affitto. Ok, ci siamo posti comunque degli indicatori per fare contratti d'affitto fino a 9 anni, anche se abbiamo fatto dei ragionamenti per farli più lunghi, ma banalmente anche confrontandoci sia con la Cnecca Svesa che con la Coldiretti, andare a fare contratti d'affitto più lunghi di 9 anni richiederebbe il 100% della proprietà che autorizza questi contratti. E col livello di frazionamento fondiario e di multiproprietà che ci ritroviamo, insomma, è abbastanza complicato, anche perché per contratti superiori ai 9 anni la giurisprudenza si sta consolidando sul fatto che quelle lì sono opere, diciamo, sono interventi di carattere straordinario e non ordinario. Andando avanti, quindi diciamo, c'è tutto il tema del collegamento con le reti, no? Quindi le reti esterne all'associazione, ma che comunque possono contribuire a sviluppare le nostre finalità. C'è un risultato legato alla sentieristica, attività che già facciamo in maniera abbastanza coordinata, sia tra il Comune di Stregna e tra l'associazione fondiaria. C'è un tema legato anche, diciamo, a creare degli ambassador, se vogliamo, dei testimonial che raccontino un po' le nostre attività, soprattutto all'esterno. E poi, vabbè, c'è tutto un tema legato appunto a quello che vi ho appena accennato, di catalogare, se vogliamo, quelle che sono le reti sovraordinate con le quali collaborare. Infine c'è una tematica legata al marketing dei prodotti, ok, che escono, se vogliamo, da questo progetto. E il tema del marketing, il tema della comunicazione, il tema anche della formazione, non li abbiamo sviluppati in maniera adeguata, anche perché comunque abbiamo ritenuto che le competenze all'interno del gruppo di lavoro non siano state adeguate, e quindi probabilmente, anzi sicuramente, cercheremo delle risorse per farci assistere da alcuni professionisti su queste cose, no? E detto questo, facciamo un passo avanti, perché non è tutto qua. Quello che abbiamo fatto è stato anche definire, diciamo, delle azioni. Ok, vediamo se riesco a spostare, scusate. E abbiamo definito quello che è l'anno zero, no? Cioè, quindi l'anno in cui ci troviamo rispetto alle condizioni in cui noi ci troviamo in questo momento. Vediamo se riesco a zoomare un po', che così so che di solito... Francesco Romanute, si legge? Di solito era Francesco che si lamentava che non si vedeva bene. Direi di sì. Sì, sì, ti leggo bene, grazie Luca. Bene, scusami, sai, ma... dicevo, abbiamo dedicato un anno zero e quindi, diciamo, degli indicatori, abbiamo definito degli indicatori su, diciamo, le quantità sugli indicatori di risultato, no? Quindi nell'anno zero ci troviamo con 8 aree da almeno 3 ettari, abbiamo 72 ettari in tutto, abbiamo alcuni ettari nel biotopo, abbiamo recuperato all'interno dell'associazione fondiaria 16 ettari, in totale ne abbiamo recuperati 26. Non sfalciamo ancora, non abbiamo macchina operatrice, abbiamo solo una macchinetta che vuol drincia da manutentare e via dicendo, no? E abbiamo acquistato delle pecore, no? Quindi abbiamo circa 8 uva da destinare al mantenimento delle nostre superfici e via avanti. E la stessa cosa abbiamo, diciamo, sulle superfici castanili. In questo momento abbiamo circa 8 ettari in gestione di superfici castanili, ma insomma io sono convinto che anche in collaborazione con la Regione, se dovessero darci il via lo stimolo anche nei confronti dei soci per andare ad acquisire nuove aree castanili, insomma questo numero qua potrebbe crescere veramente in maniera molto veloce. Anche di un ordine di grandezza, credo, perché comunque abbiamo superfici castanili veramente molto estese all'interno del nostro comune di Stregna. Ma non solo. E andando avanti, vabbè, aree terrazzate, qui abbiamo circa 2 ettari di aree terrazzate. Ah, non dimentichiamoci, adesso vado molto avanti, vado avanti un po' velocemente su una cosa che mi sono dimenticato e mi è venuto in mente anche dopo che ho sollecitato il sindaco Romanut. Ci siamo veramente anche posti l'obiettivo di far
crescere le superfici fondiarie, ma anche i soci nei comuni limitrofi. E quindi, diciamo, indicatori sulle particelle conferite nei comuni limitrofi, ma anche appunto con proprietari. All'interno anche qua di questa assemblea sono presenti alcuni rappresentanti del comune di Drenchia, ma anche di altri comuni. Ho visto prima il vice sindaco di San Pietro, anche un assessore di Savogna, la Iliana, di Grimacco, eccetera. Comunque diciamo che la nostra intenzione è andare in maniera abbastanza trasversale anche a espanderci sugli altri comuni montani qua del contesto delle Valli del Natisone. E non è finita qui, perché quello che abbiamo fatto è anche stato sviluppare la crescita degli indicatori fino al 2026. Una cosa molto interessante è stata anche, diciamo, come in maniera partecipata il gruppo di lavoro si è dato lui un termine rispetto al quale sviluppare questa progettualità, no? Un po' anche soprattutto grazie ai suggerimenti del professor Petenella abbiamo cercato e deciso di più o meno allineare la nostra progettualità rispetto a quelli che sono gli strumenti di programmazione europea, no? Quindi programmazione 21-27, noi l'abbiamo fatto di 5-6 anni, ma insomma espandere leggermente questa prospettiva non è troppo complicato in questo momento qua. Comunque queste sono più o meno le nostre diciamo gli obiettivi che ci poniamo da qui, insomma, prossimamente. Ovviamente c'è anche una fortissima azione di monitoraggio di questa attività. Allora, ho già accennato ai rapporti che abbiamo avuto con l'ERSA e comunque con le direzioni sia dello sviluppo agricolo, con i servizi di sviluppo agricolo, ma anche con il servizio foreste. E l'associazione è iscritta ai registri delle organizzazioni di volontariato e quindi siamo nel codice del terzo settore. Accennato prima il presidente che abbiamo già ottenuto delle risorse finanziarie per sviluppare questa progettualità, in particolare per quello che riguarda le azioni di comunicazione. Tra l'altro, adesso stiamo proprio preparando in questi giorni, nel senso, ovviamente qua uno dei grandi temi, permettetemi, ho fatto un salto, è cercare di reperire le risorse per fare questa attività, no? Detto questo, ovviamente siamo andati a caccia un po' di quelle che, se vogliamo, sono le risorse appunto del terzo settore, no? Ovviamente questo progetto qui rappresenta un progetto integrato, no? Che quindi vuol dire che cerca di attirare magari collaborazioni in maniera molto trasversale tra gli enti pubblici e gli enti privati. Nel momento in cui abbiamo deciso, insomma, ho proposto comunque di fare questa attività, non ne vogliono i rappresentanti regionali politici, però è anche perché comunque vedevamo che nel nostro territorio, dal mio punto di vista, ma insomma penso che sia abbastanza condiviso, c'è una sorta di carenza di programmazione a medio termine, no? E quindi anche, devo essere onesto, insomma, per tematiche adesso magari che non è opportuno affrontare qua, però questi enti di secondo grado, no, che vanno e che vengono, non ci permettono di fare delle programmazioni, in un modo di vedere a medio termine in maniera adeguata, no? E quindi, diciamo, quello che ci siamo posti è appunto cercare di sviluppare questo partendo dal nostro territorio. E detto questo, abbiamo più o meno individuato alcune, ovviamente oltre alle risorse regionali della legge 10, che magari ci dirà qualche parola anche l'assessore Zanier. E lavoriamo sui fondi del terzo settore, lavoriamo sui fondi turismo, ci sono arrivate delle risorse ministeriali per le aziende, per le piccole imprese, e l'idea, ne ho già discusso all'interno della maggioranza consigliare, cercare di far battere anche queste risorse per sviluppare le azioni che abbiamo individuato in questo piano, nel senso, abbiamo definito questo piano di sviluppo del nostro territorio, per carità magari non sarà una strategia esaustiva, però insomma tutto sommato rappresenta un ottimo punto di partenza per quel che mi riguarda, per cercare di andare avanti a fare attività. E detto questo, tornando al bando del terzo settore,
ho fatto vedere questa progettualità a numerose direzioni, diciamo, regionali. E sul bando del terzo settore 2021, assessore, stiamo aspettando il necessario e indispensabile supporto di almeno un servizio. Mi sono rivolto all'assessore, al direttore Toneguzzi, ma anche a Zanchetta della biodiversità, perché comunque è indispensabile per partecipare a questa progettualità. Comunque, insomma, loro sono già tutti al corrente di questa cosa qui. Magari se anche da parte sua arriva un sollecito nei loro confronti per mandarci, insomma, questa lettera di supporto, male non fa. E detto questo, e su questo bando del 2021, una cosa molto interessante, stiamo sviluppando appunto una progettualità, anche soprattutto in collaborazione con Stefano Santi, che insomma per un po' di tempo lavoriamo un po' insieme, e stiamo anche costruendo una progettualità per assumere delle persone all'interno dell'associazione, anche se diciamo per durata temporanea, appunto per sostenere questa progettualità. E se non ricordo male, ho visto entrare anche qualche rappresentante del comune di, vediamo se c'è, di Paluzza, Paularo, non so se sono presenti, vediamo, scusate. Marco, sì, Marco Clama è presente, che è il segretario dell'associazione fondiaria Valli del But dell'Incaroio, e con le quali, insieme al comune di Resia, insieme a un'associazione del Carso Goriziano e a Lega Ambiente, Pordenone e anche Friuli Venezia Giulia, abbiamo sviluppato appunto, abbiamo pescato da questa strategia e abbiamo cercato di integrare le azioni compatibili con quelle degli altri territori, appunto abbiamo sviluppato questa progettualità. Adesso sto bando qua scade la prossima settimana, ma comunque contiamo di chiudere la documentazione a breve. E detto questo, quali sono, a mio modo di vedere, un po' i limiti di questa progettualità? Ma sicuramente, come ho detto prima, il fatto che comunque siamo un piccolo comune, no? E quindi sì, è vero, magari questa cosa qui è stata costruita, secondo me, in maniera adeguata sul comune di Stregna e anche, diciamo, un po' sui comuni limitrofi, però già nel fatto che comunque rappresentanti dei comuni limitrofi hanno partecipato in maniera, diciamo, un po' poco significativa, se non il sindaco di Drenchia, che insomma che è stato abbastanza assiduo, devo essere onesto, anche negli incontri. E questo qui rappresenta un limite per quello che riguarda anche l'espansione negli altri comuni, però insomma crediamo di poter migliorare anche questa progettualità e aggiornarla anche, diciamo, rispetto alla collaborazione con gli altri comuni. Ma un altro limite abbastanza notevole, però permetteteci la difficoltà soprattutto di entrare in contatto anche con questa categoria, dal mio punto di vista è stato lo scarso coinvolgimento delle aziende, e soprattutto delle aziende di carattere forestale, no? Su cui, diciamo, si basano in questo momento buona parte delle nostre progettualità. Perché comunque anche capire e cogliere quelle che sono le esigenze di queste aziende è abbastanza, insomma, abbastanza, non è banale per noi. Detto questo, una prospettiva, se vogliamo, un po' più a lungo termine è cercare anche di inventarci, no, quello che potrebbe essere un soggetto economico che porta avanti un po' lo sviluppo in questi contesti. Anche perché comunque, l'assessore, vedo che ogni tanto seguo anche, devo dire, abbastanza assiduamente anche, insomma, altri interventi. Le prospettive, vediamo se si riesce a fare una legge regionale anche qui sulle cooperative di comunità, ma magari anche altre forme aggregative, è sicuramente molto interessante, no? E più o meno credo che ho detto tanto, ho parlato per abbastanza, e credo che se Marco... Stefano, sì, Luca, tu hai richiamato spesso l'attenzione dell'assessore Zanier adesso, no? In questo, soprattutto nella seconda parte del tuo intervento, sarebbe anche interessante sentirlo, anche perché poi, sempre se c'è ancora, perché io non lo vedo qui, ma tu lo vedrai nell'elenco dei... Mi sembra di sì che sia presente. Ecco, sarebbe interessante sentire il suo pensiero, no? Su questo e anche un pochino, perché in generale... Stefano Zanier si è sempre, almeno io ho letto anche, non si è espresso sempre a favore della cura del territorio, anche come motore per forme di turismo lento, che poi insomma sono quelle anche
di cui sia stato anche obiettivo dei progetti come screening di biodiversità, e, eccetera, eccetera. Non so, Stefano Zanni è presente? Ci sono, Marco. Ecco. Dammi solo un cenno se mi senti. Sì, ti sento bene. Tutto ok. Niente, quindi hai sentito, no? Tutto il racconto e la spiegazione e anche sentito, posso dire la verità, letto un po' meno perché facendo l'opzione video dal telefonino diventa oggettivamente difficile riuscire a leggere sullo schermo, e poi scusatemi ma io non brillo per avere una vista particolarmente acuta. Io ringrazio tutti quanti voi e in particolare ringrazio Luca per la chiarezza che ha voluto utilizzare nel esporre tutto questo lavoro, che è un lavoro, diciamo, fuori scala rispetto a quelli che normalmente incontriamo sui territori. Cioè, è difficile che ci sia un approccio così sistematico e così razionale rispetto a una progettualità. Però se mi permettete io entro direttamente in alcuni argomenti, perché come vi dicevo prima sono abbastanza tirato con i tempi delle altre videoconferenze, per dare sostanzialmente alcune risposte e fare una domanda. E quindi faccio prima la domanda a Luca: mi hai sfumato sostanzialmente qual è il servizio che manca, se mi dici qual è il servizio ti posso garantire che dopodomani hai tutte le lettere che ti servono. Questo è ottimo. Ah, o da Tone Guzzi oppure da Zanchetta. Ok, consideralo fatto già per lunedì, non è assolutamente un problema. Invece questioni legate a strumenti di supporto a queste attività, perché l'attività ha delineato sostanzialmente le proprie strategie, i propri obiettivi, le linee sulle quali intende intervenire e gli strumenti che possono sostenere. Hai citato, o è stata citata più volte, la legge 10. Ieri abbiamo approvato in via definitiva nell'omnibus una modifica al testo della legge 10 rispetto alle attività finanziabili, che ha inserito la castelnicoltura e le colture arboree tra quelle che possono essere finanziate. Quindi era una richiesta questa che avevate in qualche modo condiviso anche col nostro servizio foreste. L'abbiamo già inserita, credo che il tutto adesso andrà in commissione, ma oggettivamente per il mese di aprile va in aula e quindi dovremmo trovare la possibilità di inserire anche queste tra le attività sostenibili, e quindi vi darà la possibilità di ampliare quella superficie a castanicoltura che oggi è uno degli obiettivi che avete inserito. Io mi permetto però di evidenziare altri strumenti che a mio modo di vedere dovrebbero essere utilizzati. Visto che comunque ASFO ha fascicolo aziendale, tutte le linee che ci sono oggi in questo quadro sono coerenti con la programmazione del PSR. Nello specifico ce ne sono alcune che rilevano un interesse maggiore, che sono sulla misura 11 del biologico, per quello che riguarda sostanzialmente la possibilità di andare a implementare linee contributive sia per la conversione sia poi per il mantenimento, ma era indispensabile che ci fosse la presenza delle UBA, altrimenti, devo dirvi la verità, avremmo potuto incontrare qualche problema, perché sarebbe stato necessario magari andare a derubricare su un'altra linea contributiva, ma questa è sicuramente più capace dal punto di vista finanziario. Un'altra delle linee che sarebbe opportuno prendere in considerazione, perlomeno per quello sviluppo che coinvolga anche le imprese e non solamente l'associazione, è data dalla linea relativa alle filiere agricole in montagna, che consente di fatto di aggregare anche attività non omogenee, anche per le fasi di marketing e per la fase di comunicazione, tra l'altro. Consente anche di poter utilizzare risorse proprie anche degli enti pubblici all'interno di queste progettualità, ad esempio per quello che riguarda le strutture.
e quindi darebbe l'opportunità di trovare un sostegno importante rispetto a quelle azioni che è difficile riuscire a realizzare da singole aziende. È molto più facile farlo in questi contesti mettendole assieme. Chiaro che guardando e traguardando solo la linea del lattiero caseario ci sarebbe una norma ad hoc, però per riuscire a fare questo serve avere una progettualità solida dal punto di vista della prospettiva anche economico-finanziaria, perché è vero, servono i produttori primari, ma servono anche i trasformatori e la fase di commercializzazione. Le due norme possono viaggiare abbinate. E questo è il concetto anche un po' che abbiamo voluto cercare di avere in tutte quante le nostre formule regionali, di abbinare le possibilità. L'ultima, che è una norma in prospettiva che credo per il mese di luglio potrà avere ottenere la validazione da parte della Commissione europea dopo la notifica, è la nuova norma sulle attrezzature regionali, che è stata fatta con dei tagli finanziabili piccoli. Quindi andrà sulle piccole imprese, le piccole aziende come obiettivo principale, e gli interventi che saranno inseriti come prioritari sono sostanzialmente grosso modo ricomprendibili in quelli che voi oggi stavate valutando, quindi che sia la zootecnia legata alla produzione di latte, piuttosto che carne, o piuttosto che la produzione di castagne o altro, lì potrebbe trovare delle possibilità di sostegno per le quali normalmente, cercando di entrare nel PSR, si resta quasi sempre esclusi, perché PSR ha regole molto complicate anche per quelli che sono i bandi investimenti, e normalmente sono avvantaggiate le imprese di grandi dimensioni. Questo invece è fatto proprio al contrario, per cercare di sostenere le piccole imprese che altrimenti restano escluse dalle formule contributive. L'ultima cosa su cui volevo porre l'attenzione, l'hai richiamato Luca in un ultimo passaggio del tuo intervento, è quello relativo alle cooperative di comunità. Allora, il testo normativo per quanto mi riguarda di fatto è già pronto. Stiamo facendo però tutta la fase del confronto tra direzioni per essere certi che quel testo non trovi problematiche all'interno di settori gestiti da altri assessorati, e che quindi devono fare sostanzialmente un'operazione di verifica e di coordinamento. Io spererei di riuscire a portarlo velocemente anche all'approvazione, perché costituirebbe uno strumento in più per costituire e sostenere realtà che possono operare in settori diversi, ma che nei territori montani sono indispensabili, perché è difficile poter mantenere un'unica attività come attività prevalente e avere anche la sostenibilità economica dell'intervento. È molto più probabile che questi tipi di cooperative, di comunità, abbiano la necessità di svolgere più azioni all'interno dello stesso soggetto cooperativo. Sulla questione della parte boschiva, gestione forestale, se possiamo fare una valutazione reale e realistica, noi come imprese, come sistema degli utilizzatori, abbiamo anche qui quella grossa carenza della... prima parlavi, accennavi al fatto che molte volte si fa fatica ad allargarsi perché c'è poca capacità di cogliere le occasioni di lavorare assieme. Ti assicuro che anche nel settore forestale il problema è il medesimo. Creare soggetti di rete di impresa tra operatori delle utilizzazioni, a mio modo di vedere, diventa prioritario, perché altrimenti non si riescono a raggiungere quei numeri sufficienti per aggredire anche gli eventuali lotti, qualora ci sia un'assegnazione per lotti, altrimenti questi sono preda facile di soggetti molto strutturati che poi magari li danno in conto lavorazione, ma non è certa questa che fa sviluppare un settore. E anche per la condivisione delle parti, delle attrezzature,
perché non possiamo pensare che ogni singola impresa, magari formata da 2-3 operatori, possa permettersi o debba pensare di acquistare dotazioni tecniche estremamente costose e anche difficili da far lavorare tutto il tempo dell'anno. Penso una torretta da esbosco dovrebbe essere un oggetto che nel passato, ad esempio, erano le comunità montane che le avevano acquistate e le davano in noleggio. Perché non ha un senso logico che un'impresa faccia un acquisto di qualche centinaio di migliaia di euro che poi utilizzerà magari una volta all'anno o forse neanche quella a seconda dei lotti che va ad utilizzare. Sulla parte invece dei muretti a secco, qui è una questione, credo, senza una soluzione finanziaria sostenibile, perché il bando che è uscito sul PSR, a fronte di qualche milione di dotazione finanziaria, ha ricevuto richieste per mezzo bilancio della regione, perché la nostra regione ha una quantità di queste opere, di questi apprestamenti enorme. Soltanto nell'area carsica hanno fatto quasi solo quell'intervento. Forse è più utile cercare di capire se in determinate situazioni non si possano pensare a determinati interventi di ripristino all'interno del recupero sul dissesto idrogeologico, perché queste opere possono essere configurate anche come opere di mitigazione e quindi poter trovare una formula. Come ad esempio un altro escamotage per la parte delle recinzioni, è più logico cercare di entrare sui fondi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, che hanno una contribuzione molto semplice dal punto di vista istruttorio e che comunque arriva all'80% del valore del materiale che si va ad acquisire, e hanno anche una velocità di pagamento estremamente elevata. Entrare su misure strutturali tipo quelle del programma di sviluppo rurale la vedo un po' dura, perché ha anche delle caratteristiche tali da non essere performante in questo tipo di interventi. Io concluderei però con un ragionamento, perché è stato più volte ricordato che il contatto con le strutture delle varie direzioni è costante. Credo che sia importante anche che questo contatto sostanzialmente continui. Da parte mia ovviamente ci sarà anche la massima disponibilità nel agevolare quelle situazioni che non dovessero funzionare nel modo corretto. Però forse è proprio più importante creare questo rapporto consolidato interpersonale con i vari funzionari delle varie direzioni, perché a volte non è necessaria un'azione diretta, ma basta solamente un consiglio o uno spunto. Sono stati richiamati alcuni di collaboratori che lavorano nella direzione risorse agroalimentari, che per quanto mi riguarda hanno dei livelli di capacità e di conoscenze che molte volte sono utili anche solo con la formula del confronto, senza dover per forza avere un obiettivo specifico. Ho visto, l'unica cosa che sono riuscito a leggere o quasi tra le slide, ce n'era una che parlava anche del Life Pollination, che è una progettualità sulla quale stiamo cercando di ottenere la valutazione positiva, perché a mio modo di vedere è estremamente importante non solo per la vostra realtà, ma anche per il resto della regione, dove abbiamo aree, ad esempio, magredili. La difficoltà è riuscire a mantenerle tali e mantenerle nello stato di conservazione necessario per poterle valutare come ottimali. Riuscire a creare linee finanziarie anche che sostengano poi le produzioni che derivano da questi territori particolari, che è un po' il proseguo di Pollination, dà la possibilità a quel punto di trovare soggetti economici che riescano a trovare la sostenibilità dell'azione e possono essere supportati anche con idonee formule contributive per arrivare poi a commercializzare prodotti che nascono in ambienti particolari e di particolare pregio. E questa era l'idea, come andremo sicuramente a rivedere, a far rientrare per la parte relativa ai prati stabili, ma qui usciamo un po' dal contesto e andiamo su altre aree, però farle rientrare nella misura 12 del PSR, perché così daremo la possibilità a quegli
operatori che oggi non sfruttano, sia pure all'interno dei canoni di sostenibilità, quei terreni e li lasciano sostanzialmente incolti, e questo non può far altro che portare a vedere una prolificazione di tutte quelle specie, quelle essenze che fanno da precursori e quindi sostanzialmente si rimboschiscono. E da un lato va bene avere rimboschimenti in pianura, questo sicuramente sì, ma evitando di averli sui prati stabili sarebbe sicuramente meglio, perché l'obiettivo lì è quello della conservazione del prato con quelle determinate caratteristiche, come un po' il pari del carso con la preservazione della landa carsica. Io mi fermerei qui perché ho cercato di tirare fino all'ultimo con l'intervento che devo fare sull'altra piattaforma, ma adesso sono veramente al limite della possibilità di agganciarmi. Quindi io saluto tutti quanti voi e vi ringrazio, ma veramente la disponibilità mia e di tutta la struttura è massima nel cercare di trovare anche in corso di attività tutte quelle soluzioni che possono darvi il massimo supporto. Ma nel ringraziare l'assessore, scusate, prima che ci saluti, l'unico commento, ci sentiamo legittimati ad aggredire, se vogliamo, le superfici castanili che non sono ancora nella sciatina fondiaria. Quindi, insomma, dopo tutti gli stimoli, credo che questo qua è una delle prime cose che ci poniamo. La ringrazio, assessore. Assolutamente sì, è fatta proprio per la vostra esigenza, quindi andate avanti appena sostanzialmente è operativa la norma, quindi sarà ancora un paio di mesi per avere la possibilità di presentare le domande. Benissimo, la ringrazio. Grazie, assessore. Ciao, grazie. Buona piattaforma nuova. Eh sì, cambio telefono sostanzialmente. Ciao, grazie. Ciao. Ringrazio. Allora, Luca, hai sentito anche la definizione che ha dato l'assessore di fuori scala, no? Nel senso che è un progetto importante che parte da una realtà piccola e che ha tutti i crismi per essere valido anche su aree più grandi, diciamoci la verità. Qui ci sono anche altri esponenti di altri comuni delle valli, sai che quando io sono intervenuto in alcune occasioni, poche per carità, ma come osservatore ho sempre sentito questo piano per il futuro è molto adatto a una dimensione, a dirti la verità, anche parlando con Pierpaolo Zanchetta, a una dimensione valli, no? A una dimensione proprio valli. E quindi c'è anche il sindaco Roman Huth, che invece è stato più assiduo, no? Come partecipante. Ecco, in questo senso, cosa pensi tu e cosa pensa il sindaco soprattutto? Cioè, si può riuscire a convincere un numero sempre maggiore di amministratori delle valli a capire che il progetto di rilancio, di rivitalizzazione è probabilmente molto adatto anche proprio nell'interloquire con organi istituzionali, no, alle valli. Quindi, insomma, il seme è partito molto bene dalla Valle dell'Erbezzo e può espandersi. Cosa pensa il sindaco, per esempio, Roman Huth? Ma io penso che, grazie innanzitutto, saluto tutti, grazie per avermi dato la parola. Io penso che il miglior sistema per convincere gli altri sindaci a percorrere questa strada sia quello, per primo, di dimostrare loro che iniziando a percorrerla ottengo risultati e dimostrare a loro i risultati. Questo penso sia il sistema migliore. Le parole restano sempre parole, i fatti sono quelli che danno la certezza. Quindi, diciamo, vale l'esempio in questo senso, cioè dice: noi siamo partiti, abbiamo ottenuto dei risultati, guarda e parti anche tu. Questo è un po'. Esatto. E però, no, Luca, già il fatto di aver costruito un progetto così ambizioso è già quello un fatto, secondo me. Cosa pensi tu? Ma decisamente, diciamo che se devo partire, adesso vedo la Maria Grazia, anche molto... c'è Maria Grazia.
Maria Grazia ci ha assistito sempre molto negli anni, no? Rispetto anche a questi tipi di progettualità. Insomma, abbiamo lavorato insieme molto a partire dal piano paesaggistico in poi, e parte delle risorse che abbiamo utilizzato per sviluppare la nostra progettualità arrivano proprio, diciamo, da quel settore. E l'assessore diceva che sui muretti a secco si può utilizzare anche le risorse per il dissesto idrogeologico, no? Beh, noi l'abbiamo già fatto. Quindi, siete avanti. Sì, cioè, adesso deve partire un appalto per 300 metri cubi di muretti a secco a Oblizza, e ristrutturiamo un po' tutti quei muretti lì, e, diciamo, la finalità del finanziamento pubblico anche al 100% è proprio quella per contrastare il dissesto idrogeologico. Lì era la prima area che abbiamo recuperato, adesso vediamo di valorizzarla ancora meglio con questo tipo di ristrutturazione. Ma devo essere onesto che anche con l'introduzione che ha fatto prima Ivana Bassi, se siamo stati in grado di portare avanti, diciamo, questa iniziativa, e anche e soprattutto grazie a un po' di formazione che, diciamo, abbiamo fatto grazie al supporto di ANCI e di Compa, no? Io seguo molto assiduamente i progetti, diciamo, legati appunto alla programmazione partecipata, ne faccio di tutti i colori, non solo con ANCI, anche con altri gruppi. E diciamo che aver appreso comunque queste tecniche qua e ripercuoterle quindi, diciamo, sul territorio dove si vive è utile oltre che divertente, mettiamola così. Anche perché poi la cosa più divertente forse proprio anche il fatto che, utilizzando questi strumenti di programmazione, si entra veramente con un piccolo cuneo anche negli strumenti di programmazione degli enti pubblici sovraordinati, perché comunque sono scritti per essere integrati appunto con questo tipo di progettazione. Quindi, insomma, mettere poi a disposizione questi strumenti anche appunto degli altri enti pubblici che comunque hanno dei metodi di programmazione compatibili a questi, ci permette di dire: guardate, noi, la nostra strategia dice di fare questo e vediamo, insomma, di sostenerlo. Sì, ma poi sai, è anche importante quanto è partito già l'attività anche fatta, no? Partita dall'Aspo Erbezzo, voglio dire, poi ha contaminato in qualche modo anche valli più lontane, come Butti in Caroio, contaminato positivamente, naturalmente. E quindi voglio dire, la sensibilità forse è anche il momento, nel senso, adesso bisognerà per forza progettare qualcosa, cercare di vedere qualcosa di positivo, di una rinascita per i prossimi anni, perché, insomma, il momento è anche quello che è. Quindi, non so se ci sono gli amministratori delle valli che ci seguono, secondo me è importante. Certo, vale il discorso di vedere una cosa che già funziona, però anche proprio di crederci, no? Di buttarsi. Se c'è una base seria, che è data anche dalla formazione di cui parlavi, bisogna metterci anima e core, come dicono più a sud. Sì, poi diciamo anche che alcune cose, insomma, anche che detto, ci sono molti limiti anche nel PSE, per quel che ci riguarda, no? Perché siamo assolutamente consapevoli che il livello del nostro frazionamento fondiario e della multiproprietà è tale che banalmente e molto pesantemente non ci permette di accedere alle risorse di investimento. E quindi, un bel fardello. Sì. E quindi anche rispetto, se vogliamo, all'obiettivo a medio termine di arrivare alla trasformazione casearia, lì ci vogliono risorse di investimento che, insomma, da qualche parte qualcuno le deve tirare fuori. E comunque, avendo prospettive anche di 5 anni, di 9 anni, sì, la vedo difficile che, se non interviene il pubblico, questa strada, insomma, possa essere compatibile con le finalità. Bon, la NASA... Sono contento, Luca, di averti...
entro il 2024, no? Quindi ci sono speranze che tornare sulla Luna e che partano invece le attività. Ma c'è qualcuno che può intervenire, vuole intervenire dopo quello che ha sentito, dire, anche dall'assessore, ma un po' da tutti gli intervenuti, da Ivan Abbas, eccetera. Voleva parlare Francesco prima. Io ho una... Per fortuna mi fa piacere poterti dare contro, Luca, sotto questo aspetto, che non ci sono strumenti e non ci sono realtà, perché dicevo proprio prima, stamattina abbiamo fatto un sopralluogo con questa azienda che si sta andando a costituire nella frazione di Klinaz, proprio per andare a incominciare una serie di investimenti sulla filiera della zootecnia. Questo anche cercando di andare a ottenere dei contributi sulla base del PSR, e quindi qualcosa c'è che si muove anche negli altri comuni, non solo a Stregna. Facendolo per lavoro, dico che c'è molto interesse, basta vedere i vari greggi che sono nati, e bisogna dire che il tutto è nato grazie all'esperienza di Stregna. E c'è un interesse, c'è un rilancio anche molto dalla parte, secondo me, del privato. Quindi ok l'intervento pubblico, ma abbinato a un forte motore privato, deve esserci una grossa sinergia, e credo che un approccio come quello che è stato fatto, veramente una visione ampia, sia la soluzione, no? Proprio questa collaborazione spalla a spalla, ogni passo dopo passo affrontarlo insieme, e sicuramente sarà anche, e l'abbiamo visto, la tecnica corretta per poter presentarsi dopo nelle sedi opportune, tra cui la regione, e ottenere risultati più importanti, no? L'ha dimostrato anche lo stesso assessore, no? Che un approccio come questo garantisce visibilità, ma anche affidabilità, e secondo me è veramente una programmazione sul lungo periodo a cui la regione dà volentieri fiducia. E secondo me nei prossimi anni ci saranno grosse somme su cui investire, no? Disponibili. Quindi la nostra capacità sarà sfruttare al meglio questa occasione. Ivana, forse ha alzato il ditino prima? No, di la verità no, cioè, involontariamente ho indicato Francesco, ma era un modo molto casalingo per indicare. Però se posso a questo punto aggiungere una riflessione relativamente a questa esperienza dell'associazione fondiaria, quindi questa è un'esperienza di gestione collettiva del patrimonio fondiario, che grazie alla lungimiranza, diciamo, del dottor Postregna di Luca è stata portata ha fatto questo salto, no? Salto geografico dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. E beh, che insomma l'abbiamo visto, si sta rivelando uno strumento molto interessante per la soluzione di alcuni problemi, sì, non di tutti, ma insomma di diversi problemi sentiti dal territorio, in particolare quello della parcellizzazione e quello dell'abbandono, e il fatto che insomma un'esperienza già 2015, no? Siete nati, no? 2015, un'esperienza consolidata, i risultati sono già stati raggiunti, quindi ci sono già risultati visibili su questo territorio che diventano una sorta di modello. Non si tratta tanto di esportare una realtà piuttosto che un'altra, perché sennò ci fa ricordare esportazioni magari meno felici, ma si tratta di diventare un modello, una buona pratica che può essere presa ad esempio, tenendo conto che quello che ho avuto modo di dire anche di recente in altre occasioni, che questa delle gestioni collettive è una modalità che la nostra regione conosce già bene, quindi questo è un nuovo strumento molto interessante che si innesta su una base già presente in Friuli, tutta la realtà magari assopita delle gestioni collettive, vicinie, consorzi vicinali, le comunelle del Carso, ecco. Quindi insomma c'è un substrato secondo me fertile, c'è un nuovo mezzo che è quello dell'associazione fondiaria. Non so se gli amici delle Valli del Butte e di Incaroglio sono ancora
ancora presenti o magari chi per loro. Quindi qualcosa sta nascendo anche in Carnia, e la mia riflessione, spero di non uscire molto dal seminato, mi piace spesso ricordare questa frase, no, che connota noi friulani, quello del Fasin di Bessoi, però mi piace anche dire che Fasin di Bessoi non è il singolare, ma è un plurale, quindi una sorta di paradosso. Fasin di Bessoi significa facciamo assieme. Ecco, mi sembra che i risultati a Stregna con l'associazione fondiaria si stiano già vedendo. Quindi, e come diceva anche Marco prima, questo lavoro di costruzione assieme di una progettualità per i prossimi 5-6 anni, ormai 5, un po' meno di 6 anni, anche questo, secondo me, giustamente lo sottolineava Marco prima, è un risultato, perché non è scontato, non è per niente scontato, assolutamente no. Altri interventi? Lo spazio aperto adesso, dal canale di Incarolio vorrei dire due parole. Posso? Scusa, chi è? Michele. Ah, Michele, sì, eccoti, scusa. Io, un po' sentendo anche quello che ha detto la Ivana Basi, quello che ha detto lo stesso assessore Dagna, quella che è stata l'esperienza nostra diretta con l'associazione fondiaria, che ha lavorato sempre molto in sintonia, anzi, con grande appoggio dell'amministrazione comunale, è un esempio di quello, cioè un lavoro che nasce dal territorio, dal basso, supportato dall'amministrazione comunale, che è fondamentale questa unione. Io vorrei che di questa cosa qua fossero coscienti tutti quelli che hanno a cuore le sorti della nostra montagna, che vorrebbero che rivivesse qualcosa, e gli amministratori che devono trovare sintonia con col territorio per riuscire a realizzare qualcosa. Ecco, mi sembra che questo sia un po' una cosa importante da tenere presente e da portare avanti. Certo, Michele, io vedo una manina alzata, e così introduciamo anche Antonio Banchi del Novi Matajur. Vai, Antonio. Sì, scusate, buonasera a tutti. Io volevo solo sfacciatamente così approfittare della presenza di anche altri amministratori. Ha parlato adesso il sindaco Francesco Romanucci, che abbiamo già scritto sul Novi essere interessato, si è dimostrato più volte interessato ad ampliare così l'attività dell'ASCO anche nel comune di Drenchia. Ma volevo approfittare, mi sono segnato qui, il mio vice sindaco Cesare Pinato di San Pietro, poi la sindaca di Grimacco Fabello, c'è anche Nico Sinuello che è in giunta a Savogna. Ecco, volevo chiedere a loro se cosa ne pensano, ecco, se pensano che questo modello possa essere valido anche per i loro comuni, e quindi per le valli del Natisone come territorio, sia dal punto di vista del settore primario, quindi di ovviare alla frammentazione fondiaria, l'ASPO in senso stretto, delle ragioni per cui è nata, ma sia alla luce dell'esposizione di Postregna come metodo di partecipazione, quindi di elaborazione di una strategia a medio e lungo termine, ecco, per questo territorio, con il coinvolgimento dei portatori di interesse e come sinergia fra portatori di interesse e amministrazioni comunali, se vogliono dire la loro, ecco. Naturalmente invitiamo assolutamente, caldeggiamo l'intervento. E approfitto perché sono tutti... Ti sei fermato, ecco, sei tornato. Hai detto ne approfitto, ma non si è capito perché se ti sei bloccato. Ne ho approfittato, scusate, perché ci mancherebbe, no. Intanto non capita ogni giorno, soprattutto in tempi di pandemia. E allora, se c'è qualcuno collegato... Buonasera, sono il sindaco di Grimacco. Ecco, perfetto. Allora, io
approvo tutto quello che stanno facendo, mi piaceva e lo sapevo già che lo stesse facendo e sapevo anche che era riuscito molto bene. Però lì fuori di questo c'è un grosso problema nei nostri comuni, che manca la materia prima, il personale. Io in questo momento ho solo una persona in comune, il ragazzo dell'anagrafe, perché la gente è andata in pensione e non è ancora stata sostituita. Quindi sono tutte buone cose, però bisogna avere le persone che possano aiutarti a fare qualcosa. Quindi questo è il mio punto di vista. Quindi non è una cattiva volontà di non partecipare, di non esserci. Anche se sono cose belle, purtroppo ci sono delle altre cose che sono primarie per mandare avanti un comune e ovviamente si devono lasciare indietro le altre. Di una mancanza, diciamo, di risorse, fra virgolette. Di personale. Sì, sì, risorsa umana in questo caso, sì. Quindi la materia prima la chiamo io, perché se non c'è il personale non funziona niente. Ecco, però appunto diceva Ivana Bassi, no? Fasin, di questo ma Fasin in friulano, lo facciamo insieme. Eh sì, proprio da soli, avere una sola persona in comune credo che si faccia abbastanza poco. Appunto, ci vuole un aiuto. No, bisogna riuscire a recuperare tutto il personale che è andato in pensione e forse dopo si può parlare per fare qualche cosa. Ecco, cosa dici Luca Postregna? Dove sei? Eccolo là. Come si può, non so, hai il microfono spento. Insomma, le problematiche sollevate da Leiliana sono vere, assolutamente. Noi, diciamo, qui a Stregna abbiamo subito, se vogliamo, una fase di tutti in pensione contemporaneamente, ma tutti gli uffici, no? Però l'abbiamo anche, dai, tutto sommato anche abbastanza superata, no? Ci abbiamo dato il contro, abbiamo assunto persone valide, giovani, di fatto, che seppur magari qualcuno, uno in particolare, a tempo determinato, però insomma, si stanno dimostrando persone assolutamente molto, molto, molto valide. Devo dire la verità, se posso dare un consiglio, veramente mi sento di dire che anche l'attività dei comuni, diciamo, l'attività che si svolge nei comuni, non bisogna essere assolutamente dei geni per portarla avanti. Bisogna avere delle competenze, vero? No, per carità, magari il tema della ragioneria è diverso. Però non bisogna essere dei geni. Io sono convinto che ci siano un sacco di persone giovani molto valide, molto brave, che sono veramente capaci di apprendere molto velocemente. E dopo dei periodi di prova, tutto sommato, sicuramente inferiori anche all'anno, in pochi mesi, e si riescono a ottenere dei risultati veramente, insomma, notevoli per quel che ci riguarda. Ecco. C'è il professor Petenella anche collegato? No, non c'è. C'è Cesare Pinato che alza la mano. Ah, ecco, avanti. Visto che sono stato chiamato in causa, vi rubo due minuti. Oggi con grande curiosità mi sono avvicinato a questo progetto, anche se a grandi linee conoscevo qualcosa, ma non grosse cose. Faccio i complimenti a tutti, perché veramente è un progetto che sta, è il fiore all'occhiello un po' della valle, insomma, da quello che vediamo. È ovvio che noi, essendo il comune più grande, dovremmo in qualche maniera pensarci a questa cosa. Fino adesso, dico la verità, sono due anni che io sono in amministrazione ed è una cosa che anche da semplice cittadino anni fa vedevo dal di fuori ed è molto interessante. A Luca ieri sera, l'altro ieri sera avevamo una riunione, ho chiesto di incontrarmi appunto per poter capire qualcosa di più su questo progetto e come potrebbe essere calzato alla nostra realtà. E lui mi ha invitato gentilmente a questa riunione di sabato pomeriggio. Faccio i complimenti a tutti, perché sabato pomeriggio non è da tutti, e faccio i complimenti anche a Luca aver messo tutti questi attori intorno a un tavolo, anche se virtuale. Quello che mi sento di dire è che sarebbe una gran bella cosa poterlo
poter ampliare questo progetto a tutte le valli, pur con tutte le difficoltà che hanno le amministrazioni, come ha elencato la sindaco Fabello, però dobbiamo sforzarci noi a dedicare il nostro tempo anche per queste iniziative, perché il territorio è molto importante. Ecco. Grazie. Maria Grazia Santoro, vedo la manina, poi c'è un'altra manina di Marta Ursic. Che era prima di me, per cui le lascio il... Ah, vabbè, sì, ok. Come preferite. Marta Ursic. Allora, sì, va bene, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, premetto che non sto molto bene, diciamo che ho... E quindi semplicemente ho ascoltato con molta attenzione il tutto. Io sono segretario dell'ASFO da qualche tempo e io cosa devo dire? Volevo solo fare un ringraziamento particolare, a Luca, perché insomma lui sa come è nato questo percorso che è iniziato con magari delle persone che credevano fortemente in questo progetto. Una di queste, insomma, era mia madre, che è andata porta a porta a raccogliere le prime firme per questa associazione. Però vedere come si è ampliato, come si è sviluppato, come ha preso un piede così di alta professionalità è tutto merito veramente sia di Luca, Michele, che si dedicano e anche altre persone, come abbiamo visto adesso, professionisti che si sono avvicinati a questo progetto e che ci credono. Quindi è vero, dico anch'io, quando una persona crede in qualcosa, effettivamente con questa grande unione si può arrivare veramente lontano. E questo è un esempio molto importante, non solo per rimettere a posto e organizzare quelle che sono queste aree un po', come dire, abbandonate, nel senso che, insomma, magari poco sviluppate, però tutto questo poi si deve legare al discorso del turismo, no? Io sono anche, voi lo sapete, presidente dell'Albergo Diffuso Valli del Natisone, e quindi le cose veramente vanno in sinergia. Quando i nostri ospiti arrivano e dicono che bei paesaggi, che belle strutture, che bei terrazzamenti, io penso sempre a quanto lavoro è stato fatto e si continuerà a fare. Quindi io sono semplicemente per ringraziare tutti, grazie per questa opportunità, e lascio la parola alla Maria Grazia Santoro, che ho avuto piacere di conoscere in un'occasione, insomma, in quel di Tribil, e so che è molto attenta, è sempre stata molto vicina a noi nei nostri percorsi. Grazie ancora a tutti. Grazie Maria Grazia, allora a te. Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito, perché davvero non mi è arrivato l'invito all'assemblea, è stato davvero un grande regalo, perché io credo che molti parlano di questa realtà come un progetto. Io credo che non sia più un progetto, ma ormai è una modalità di gestione del territorio che ha trovato la sua misura e i suoi protagonisti in un territorio che in qualche misura aveva bisogno appunto di un'idea. E io credo che la prima cosa che ci sia stata un'idea geniale. Marzia Ursic ha appena parlato dell'albergo diffuso. Io ho sempre detto a Luca che considero questa idea come il fratello dell'albergo diffuso, perché si è spostata l'attenzione dal problema della proprietà al problema dell'utilizzo. Adesso io non voglio fare troppa storia, però troppo spesso si è parlato di riorganizzazioni fondiarie con espropri, con atti di imperio da parte delle amministrazioni comunali o delle comunità montane, perché il tema della frammentazione fondiaria è il tema di questi territori, ma non solo. Qui si è spostata l'attenzione. Non mi interessa più di chi è il terreno, perché è nostro, ma mi interessa che sia utilizzato
venga utilizzato e diventi una risorsa per tutto il territorio. Questo semplice spostamento, che poi è stato quello anche dell'albergo diffuso, no? Non mi interessa di chi sia la casa. Io, ente pubblico, ti do il supporto economico perché tu lo metta a posto e lo metta a disposizione della comunità. Questi due semplici concetti hanno spostato completamente il modo d'agire ed ha dei piani di riorganizzazione forzata, no? Ricomposizione fondiaria. Sono stati spesi un sacco di soldi, soprattutto anche in Carnia, per fare questi riordini fondiari, no? Che poi non sono mai andati a buon fine, non sono mai andati a buon fine, se non in piccolissime parti. Ci si accorge appunto che è possibile una gestione del territorio che possa avere una prospettiva felice ed è una riuscita felice. E devo dire che appunto questa associazione fondiaria sta mostrando che si può fare. Chiamiamole, professoressa, buone pratiche, chiamiamole come vogliamo, io sono d'accordo con lei, questa esperienza mostra che si può fare. Si può disboscare, si può frenare l'abbandono, si può recuperare il territorio in senso lato perché diventi una risorsa economica per le aziende, una risorsa turistica per chi ci abita ed una risorsa paesaggistica, diciamo così, per tutti noi. E quindi quando con Luca abbiamo un po' girato il Friuli per raccontare quella che era solo l'inizio di un'esperienza, perché non ha raccontato che siamo andati anche a tramonti di sopra, a tramonti di sotto. Non è facile. Sì. Però dove c'è lo stesso problema, scarsità di risorse, scarsità di personale, tantissimi proprietari e tantissimo abbandono. Ecco, io non credo che però questo succeda per caso, perché non è successo altrove. Qui c'è stato un gruppo di persone ed un sindaco che si è fatto carico del mandato che questo gruppo di persone gli ha dato, se ne è assunto in pieno la responsabilità, si è addirittura formato per portare avanti questa responsabilità, ha costruito relazioni e credo che, guardate, non è banale il discorso che ha fatto l'assessore, eh? Non credo che lo faccia ovunque, cioè della serie telefonate avrete, ho pensato a voi quando ho fatto una modifica normativa, questo significa che c'è, in questi anni si è costruita anche una credibilità ed una, come dire, reputazione. E questo non è banale, perché è stato un lavoro serio, è un lavoro serio, e quindi finisco semplicemente che se vorrete continuare a invitarmi, io vengo volentieri perché fa bene al cuore vedere che col lavoro, professionalità e impegno è possibile raggiungere obiettivi che in altri contesti sembrano assolutamente irraggiungibili. E di questo vi ringrazio perché la positività, nonostante il grandissimo lavoro che c'è dietro, perché continuo a dirlo, nulla succede per caso, è davvero un esempio di come si può fare, no? Che si può fare anche in contesti che apparentemente non avrebbero le caratteristiche di risorse, di, diciamo così, umane ed economiche per affrontare temi che fanno tremare i polsi come quello dell'abbandono delle terre alte, quanto ne abbiamo sentito parlare. Bene, qui si sta facendo e io credo che tutti dobbiamo essere grati all'associazione fondiaria. Grazie, e direi che proprio la forza è questo intento, no? Cioè bisognerebbe esportare questo intento in altre amministrazioni, nel senso dando anche appunto gli strumenti e le possibilità e la forza di poterlo fare. Perché poi, vedi, Maria Grazia, scusa, se, perché mi veniva in mente, anche sentendo quella che, vedi, l'economia che poi è andata a morire piano piano, no? Quella agricola che pian piano alla metà del secolo scorso si è affievolita, perché cambiano i tempi, cambia tutto, cambia l'economia. Cosa fate? Dunque, tu avevi i prati più puliti perché c'era l'allevamento, avevi
meno bosco perché serviva la legna, la bruciava lì, questa lì, l'altro, il paesaggio si formava su questo. Adesso devi fare il contrario, devi portare le pecore per tenere pulito il prato e devi disboscare per qualche motivo. Quindi si vanno, cioè deve cambiare proprio la prospettiva, cambia l'ottica completamente e bisogna inventarsi proprio un nuovo regime di non di sopravvivenza, ma di sviluppo. No? Quindi, sei senza microfono. No, sono totalmente d'accordo e proprio per questo ringrazio Luca che ha ricordato dei fondi che avevamo pensato come progetti integrati di paesaggio, no? In cui appunto Stregna è arrivato tra i primi proprio per merito rispetto al finanziamento, proprio perché pensare al paesaggio non è pensare ad una cosa estetica, ma è proprio pensare a quali possono essere i meccanismi da mettere in atto per il suo mantenimento, che non deve essere però un mantenimento assistenzialista, non so come, se uso la parola giusta, perché se no finiti i soldi dei progetti torna da capo. Quante volte abbiamo visto iniziative di questo tipo? Finito il finanziamento, finito tutto e torna da capo, no? Invece qui si è messo il finanziamento serve per supportare una modalità di gestione del territorio che è plurisettoriale, ha molte facce il fatto che ci sia anche la capacità, perché insomma non diciamo che appunto sia successo per caso, di attingere ai più diversi finanziamenti trovando le crepe di ogni legge per poterci infilare il proprio progetto, beh, credo che sia una skill, come direbbero su. Non so quanto esportabile, ecco, allora non so se mi avete capito, perché Luca e il suo team, anche con Francesco, eccetera, e con tutti i collaboratori, sono un team difficilmente riproducibile, sicuramente esportabile. Dovremmo trovare un ruolo sovracomunale per loro perché tutto questo venga portato avanti. Sono completamente d'accordo con te. Vedremo. Luca, accenditi. Allora, di recente, no, sabato scorso ho partecipato al convegno nazionale di aree fragili, che è un'associazione di sociologi che sviluppa insomma attività su queste tematiche qua. Uno dei tavoli che era coordinato proprio da Davide Petenella, uno dei docenti che ci ha aiutato a sviluppare questo progetto, e parlava proprio, diciamo, era abbastanza dedicato, diciamo, alle aggregazioni fondiarie, associazioni fondiarie, eccetera. Solo per dirvi che c'è stato l'intervento di una docente di diritto dell'Università di Padova, adesso mi sfugge il nome, dove diciamo già, comunque, ed è già positivo che anche comunque a livello accademico si solleva il fatto che comunque sì, è vero che la nostra Costituzione tutela la proprietà privata, no? Ma fino a quando questa è a servizio del bene pubblico, no? E quindi anche gli adeguamenti che stanno venendo, no, sul testo unico forestale rispetto al potere, se vogliamo, che a questo punto una legge nazionale sta dando alle regioni per cercare di affrontare e superare, no, il problema dell'abbandono, okay, o della non cura, nel senso è la direzione insomma che tutto sommato noi auspichiamo. Non siamo entrati nei dettagli, se vogliamo, degli indicatori, no? Però insomma ci siamo divertiti un po', che poi non è neanche tanto un divertimento, nel cercare la sostenibilità proprio anche nella definizione degli obiettivi che ci si pone all'interno del progetto. Cioè, banalmente puntiamo al 2026 a circa 40 ettari gestiti in maniera professionale, dove il foraggio per gli ovini, diciamo comunque per il pascolo, è ricavato all'interno dei terreni recuperati. Quindi, cioè, nel senso, ci interessa moltissimo anche coltivare la sostenibilità all'interno del progetto stesso, ed è una cosa che insomma
è complicata, non è semplice, però insomma è un po' lì che vogliamo arrivare. Comunque, prima di fare un intervento che mi è stato sollecitato in maniera indiretta da più di qualcuno, vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa. Nessun altro? Erika? Niente? L'Erika mi ha aiutato un sacco a tenere, diciamo, le fila della, della verbalizzazione di questo tutto questo lavoro. Ma guardate, allora... vediamo? No. Niente, io sì... No, non voglio dilungarmi tutto, perché tutto quello che pensavo di dire è già stato detto ampiamente da tutti. Certo che è un progetto partito dal basso, partito dai residenti, dalle persone sul territorio, cucito per il territorio, che ha bisogno di un supporto ovviamente da enti superiori, e soprattutto è quello che mi auguro io è che venga un po' sostenuto anche dai comuni vicini, perché è vero, le varie nazioni zone hanno tanti piccoli comuni, ma passando da un comune all'altro io non ho visto confini fisici, e quindi io lo vedo come un territorio unico, no? E quindi io spero che questo recupero che stiamo facendo noi, con dei risultati che si vedono, possa espandersi a macchia d'olio su tutto il territorio, perché ne giovi tutto il territorio, non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche turistico, economico, e non solo, ma anche per l'importanza che ha questa nostra, per la visibilità, diciamo, di questo nostro territorio, che è una piccola perla all'interno del Friuli. Ecco, solo questo. Grazie a tutti. Dico una cosa che riguarda me, ma solo velocemente, perché ieri io lavoro nel campo dei documentari, e insieme a Ivo Pecci siamo andati ad Andreis per raccontare una storia che è relativa al passato e un po' a un passato più antico e più recente, che riguarda la questione delle streghe di Andreis. Abbiamo trovato un sindaco e alcune della giunta, ma la gente anche del paese, sono pochi ormai, 250, e quando abbiamo chiesto una mano per girare alcune cose e raccontare il poeta Tavan, per esempio, e la sua storia, eccetera, hanno dimostrato una disponibilità pazzesca, si sono proprio offerti completamente, la giornata intera dedicata a noi che siamo dei produttori di documentari, questo andrà sulla RAI, ma hanno capito che insomma c'era anche il nostro, noi facciamo il nostro lavoro non così solo per fare un prodotto, ma proprio anche per cercare di mostrare tutti i lati belli del nostro territorio regionale, i lati meno conosciuti, gli ambienti meno conosciuti. E quando abbiamo salutato alla fine, restituendo anche i costumi che sono stati usati per alcune scene quasi di fiction, ma che vengono inserite nel documentario, ci siamo salutati con una persona che ha un po' il polso della storia e anche dell'attualità, della vita del paese, e ha detto a noi, che siamo semplicemente degli operatori di questo tipo, ha detto: non abbandonateci. Quindi secondo me, e mi ha fatto effetto, devo dire la verità, mi ha fatto effetto, una piccola realtà, i brividi, no, Maria Grazia? Perché ho detto, vedi, forse basterebbe neanche tanto, no, per cercare di... perché c'è voglia, passione per il territorio, e c'è questa... ci sarebbero le forze, tra l'altro anche in persone anziane, non solo giovani. Tra l'altro non so, Luca, dopo se sarà possibile vedere l'ultimo video, perché suona la carica per tutti, no? Quello lo facciamo. Certo, sono la carica per tutti, no? Che non è da una persona giovane. E quindi, guarda, di ieri, di una giornata di lavoro lunghissima, mi è rimasta questa ricchezza: non abbandonateci. Quindi è stata citata la Valtramontina prima, altra zona dove tra l'altro andremo lunedì, su cui battiamo spesso. Ci sono comunità piccole ormai, anche lì decimate, no? Dal cambio dell'economia, dall'emigrazione, quindi, che poi è venuta dietro, ma che sono, definirle un tesoro, io lo dico, ce lo dicono quelli che vengono da fuori, no? Che abbiamo un patrimonio pazzesco,
E dobbiamo lavorare su questo. Maria Grazia appunto già si è spesa molto e speriamo si possa spendere ancora, chissà. E Luca, io, ecco, l'ha detto bene Maria Grazia, ha voluto anche formarsi, ha già di suo probabilmente questa tendenza, no? Ecco, ci vogliono queste persone, cioè ci vuole gente che ha voglia, che capisce il valore di questa regione, non solo delle valli del Natisone, in questo caso, capisce? E secondo me la frase che dirà alla fine nel documentario, no? Rojati, ecco, può dirla tutta la gente friulana. Allora, vediamo se c'è ancora, scusatemi. C'è ancora Stefano Santi o si è allontanato? Gli hai parlato troppo stamattina. Sì, no, è andato via. Stefano è andato via. No, allora, vi condivido l'ultimo momento lo schermo, no? Perché proprio con lui abbiamo ragionato su questa cosa qua, no? Allora, durante il nostro lavoro ci siamo un momento sforzati, no? nel tentare di definire quelle che sono la nostra mission e la nostra vision, no? del nostro progetto. E diciamo, come il solito, la Ivana, mi ricordo, ci ha frenato, non facciamola troppo fuori dal vaso, ormai, dico io. E secondo me questo qui è un aspetto comunque da condividere, no? Perché comunque anche delle parole che sono emerse oggi, per quel che mi riguarda, insomma, è abbastanza, diciamo, definita la direzione che vogliamo prendere, no? Cioè, come mission e come obiettivo generale, sicuramente è la valorizzazione del paesaggio identitario, no? Il contrasto all'abbandono, no? Credo che se siamo d'accordo possiamo incominciare a venderci anche come il modello dell'associazione fondiaria per lo sviluppo del territorio delle Valli del Tisone, non solo nel contesto agricolo. L'avevamo fatta un po' più piccola, diciamo, però insomma credo che tutto sommato anche dalle parole che abbiamo colto oggi possiamo tenercela. Cosa dici, Ivana? Non posso che darti ragione come ti ho sempre dato ragione finora. Ma perché ce l'avevi! E ce l'hai! Vai avanti, Luca, avanti così. Avanti così. Anche perché parla fuori dal vaso. Diciamo che sei tanta e sei obbligato a parlare fuori dal vaso. Avanti così. E c'era Antonio Zambon che voleva intervenire, se non ricordo male, prima. Sì, niente, io ho seguito con molto interesse, ovviamente il mio riferimento è esterno alla vostra realtà, ma credo che avendo lavorato a suo tempo nel gruppo di lavoro che ha creato il documento Popolazione e Cultura, che è inserito all'interno della Convenzione delle Alpi, credo che la vostra impostazione sia centrata perfettamente a quelle che sono queste indicazioni che vengono date a livello proprio alpino, no? Quindi voi avete creato una coscienza di comunità, la cooperazione, no? Un'identità, e quindi ci sono tutta una serie di cose puntando sullo sviluppo regionale, no? Sulla possibilità di creare lavoro, su mettere assieme il territorio, creare queste condizioni di paesaggio. Anche è interessante anche il fatto che appunto poi da voi c'è anche questo pluralismo linguistico, se vogliamo dire, no? Quindi sono tutti elementi centrali all'interno di questa grossa questo grosso documento che è stato fatto diversi anni fa, ma che è una linea guida che ancora oggi all'interno della Convenzione delle Alpi o quando si fanno dei progetti viene sempre richiamata. Quindi credo che anche questo contesto internazionale sia molto utile, no? Appunto come riferimento e va ricordato. Quindi io credo che sia da complimentarvi, perché siete un bel gruppo e proprio avete centrato il modo di lavorare, no? Così aperto. Credo anche, giusto perché l'intervento che ha fatto Marco Virgilio, no, sulle queste piccole realtà che ci sono anche nei nostri territori, avendo fatto io a suo tempo il presidente della comunità montana, nel momento in cui c'era la fusione, ho visto queste realtà e la gente di montagna, di queste piccole realtà, reagisce molto bene, quindi è contenta di essere sentita, di essere coinvolta, no? Quindi la montagna ha anche tanti contrasti, però quando si va lì questi contrasti escono, ma la gente si mette assieme, si riesce a uscire, no? Quindi credo che la vicinanza e quindi la,
questa collaborazione che ci può essere fra montagna e città sia importante. La montagna è debole perché è grandissima ma ha pochi abitanti, non ha peso politico, quindi la vicinanza credo che sia importante e l'esperienza vostra credo che sia un'esperienza pilota che sicuramente è importante evidenziare. Quindi io ringrazio per tutti quelli che sono intervenuti, anche gli interventi di oggi molto, molto vivi, no? Quindi credo che sia una buona esperienza. Ecco, grazie. Sento totalmente d'accordo. C'è ancora qualcuno? Bene, allora, Presidente, cosa dici? Mettiamo in votazione. Michele, microfono. Siamo obbligati a mettere in votazione, altrimenti facciamo un'altra assemblea per votare. No, no. Quindi dai, lo diamo per assodato, dai. Ieri l'abbiamo provato anche in Consiglio Comunale, noi diciamo parte di questa attività, quindi diciamo di sì. Ma allora, un ultimo piccolo formalismo, no, che vi accenno, poi magari chiudiamo molto velocemente, veramente. E dobbiamo farci il registro dei volontari, perché ci serve per accedere ai finanziamenti del terzo settore, no? E quindi quelli che sono qua presenti, o almeno diciamo alcuni dei soci che sono qua presenti, soprattutto quelli che lavorano in particolare sull'acquisizione di nuovi soci, di nuove superfici, insomma sono molte, molte persone qua che l'hanno fatto già in passato, vi inseriamo diciamo nel registro dei volontari che dobbiamo comunque definire. Marco, lanciamo questo... Sì, direi di sì, perché questo video riassume un po' tutto, e c'è anche un po' il pathos che abbiamo cercato di mettere, no? in questo incontro, per cui vai che è veramente... Facciamo vedere un video che abbiamo appena pubblicato, che fa parte della campagna promozionale, che tra l'altro è finanziata dal progetto Scrigni di Biodiversità, della Direzione Paesaggio, eccetera, che ricordo, insomma, nell'ambito della Convenzione delle Alpi ha ricevuto una menzione speciale proprio quest'anno, che non è male. Non è male. E vediamo se riesco a proiettare sta cosa. Scusate. Allora. Un secondo, eh. Dovremmo riuscire a farlo stare anche sullo streaming. Un secondo. Allora. Vi anticipo che su Facebook ci sono qualche problemi nella visualizzazione del video. Adesso vedremo. Vedete lo schermo nero? Sì, nero sì. Okay. E un po' sfocate le scritte. Vai. Prima di parlare dell'associazione ASFO Erbezzo, facciamo un passo indietro. Ricordiamoci dei nostri avi, i quali lavoravano con amore, con spirito di dedizione, con sacrifici e appezzamenti dei terreni. Loro lavoravano perché? Perché avevano bisogno di un prato pulito, avevano bisogno del fieno, avevano bisogno delle patate, avevano bisogno che le coltivazioni fossero tenute in ordine. E importante una volta era tenere pulito tutto, perché la gente aveva le bestie, dovevano badare alla famiglia. Con sacrifici hanno fatto tutto questo. Però loro sono andati, non ci sono più, per cui è successo che il sindaco di Stregna, Luca Postregna, si è fatto promotore di un'iniziativa, cioè di coinvolgere alcune persone delle valli del Natisone, principalmente del comune di Stregna, cioè i proprietari dei terreni, affinché concedessero i loro terreni per un riordino, una pulizia e un mantenimento nel tempo degli appezzamenti dei terreni. Molti consci della bontà del progetto dell'ASFO Erbezzo
hanno aderito a questa cosa. Sono stati costruiti muretti a secco che i nostri avi avevano costruito con competenza allo scopo di delimitare i confini o per permettere le colture dei terreni scoscesi. Si sono anche acquistati dei capi di pecore che brucando ripuliscono i terreni incolti. Si sono tracciati e puliti i sentieri per permettere ai camminatori di entrare nell'ambiente delle valli natisone. Si sono installati cartelli informativi sulla flora e sulla fauna lungo i sentieri. Oggi guardiamo con occhio compiaciuto le pulizie che si sono fatte nei terreni di Stregna, Clinat, Tribi Superiore, Dughe e Oblizza. Nei prossimi mesi proseguiremo con nuovi recuperi tra Dughe, che qui vedete che è già stato fatto a Dughe, un bel lavoro, Tribi Superiore, Valk e Tribi Inferiore. Oltre al mantenimento dei prati e dei boschi, c'è l'iniziativa di salvaguardare i castagneti che sono abbandonati, il bosco ne ha preso sopravvento, ecco, perché non c'è cura, non c'è il taglio, i prati sono rimasti incolti. L'intento di questa associazione è di coinvolgere anche i comuni limitrofi affinché questa idea contribuisca a dare ordine non solo al comune di Stregna, a tutte le valli, perché le valli hanno bisogno, sono state abbandonate, come dicevo prima, per la mancanza di manutenzione che facevano i nostri avi, ecco. Ci sono tante, tante buone idee, anche ieri abbiamo avuto una riunione e ci sono tante cose che io dico, se arriviamo a fare tutto, saremo dei grandi. Bene, vediamo. Dove siamo, scusate. E quando siamo stati con Ivo a intervistare Paolo Roiati e a fare queste, un po' di queste riprese che avete visto, con lui ti saresti fermato a parlare delle ore, lì al sole. Paolo Roiati doveva essere anche presente oggi, è un membro del direttivo dell'Associazione Fondiaria, che tra l'altro ha partecipato anche piuttosto attivamente anche alla redazione, insomma, di questo programma. E credo che, insomma, con questo video anche abbastanza simpatico, che riassume veramente abbastanza bene, diciamo, l'Asperbeto 2.0, mettiamola così. Dai. E credo che possiamo anche salutarci. E ringrazio Marco, Virgilio, ringrazio Baldin, Giuliano, la regia che ci ha aiutato un po' a coordinare, insomma, anche questa riunione. Qua ci sono con me Amedeo e Franco, il Consiglio Comunale di Stregna, tutti gli altri. Bene, io credo che se potremmo concederci un bicchiere di vino, ma sarà per la prossima volta. Facciamo a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Grazie, buonasera. Ciao a tutti, grazie. Buonasera a tutti, grazie, buon lavoro. Ciao. 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 Grazie. Ciao.